Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis perché dobbiamo parlare del nuovo banner Limit Break di Glenn e di Cloud, che portano sulla tavola qualcosa di cui bisogna assolutamente discutere, ovvero le nuove armi di Cloud e di Glenn, ma soprattutto le nuove skin, i nuovi vestiti di Cloud e Glenn. Partiamo col presupposto che questo è un banner limitato, quindi viene considerato come banner crossover, quindi le armi che vedremo praticamente all'interno di questo banner non saranno disponibili successivamente con i ticket e con ovviamente l'exchange shop. Quindi sono dei banner dove comunque è consigliato un buon investimento per ottenere comunque buoni overboost e ovviamente migliorare più facilmente le armi in questione. Partiamo dicendo che per me è un ottimo banner, perché, come vi ho detto sempre, all'interno del gioco, per evitare di essere sommersi dalla voglia di pullare ed essere sommersi in generale dal desiderio di arraffare qualsiasi cosa, bisogna necessariamente dare dei ruoli ai vostri personaggi. Ora, in questo caso, Cloud diviene un DPS fisico ghiaccio. E come vi ho detto io già tempo addietro, il mio progetto era di rendere Cloud il DPS multi-elementale fisico del mio gioco. Quindi è vero che l'Arcanum ghiaccio è già stato preso da Tifa per l'evento di Natale, ed è anche più semplice tecnicamente portare su Tifa per quanto riguarda ovviamente gli overboost della sua arma, perché è un'arma che è comunque trovabile all'interno dei banner ed è trovabile comunque all'interno anche del in generale dell'exchange shop, quindi anche dai ticket, quindi è un'arma che si può facilmente overboostare. Questa differenza non lo è, quindi diciamo che di contro Cloud ha praticamente questa sua unicità dell'arma e unicità come tutte le skin. Io ai tempi non pullai Tifa proprio per questo motivo, perché ho detto: è vero che Tifa riceve il Frostblade Arcanum fisico, ma io aspetterò Cloud, perché ero sicuro che prima o poi avrebbero rilasciato un Arcanum per Cloud. Partiamo dal presupposto che tutti quanti i personaggi avranno comunque degli Arcanum, tutti i personaggi avranno la possibilità di poter ovviamente ottenere degli elementi specifici, o in questo caso come Cloud sta ottenendo praticamente tutti gli elementi, perché Cloud, a differenza comunque di altri personaggi, essendo il protagonista, lo stanno rendendo il più completo e il più eclettico possibile. Quindi è una scelta che secondo me è fatta consensualmente, per rendere proprio Cloud appetitoso in qualsiasi situazione e utilizzarlo spesso e volentieri. In questo banner io andrò a pullare ovviamente arma e skin di Cloud, perché per me Cloud rappresenta appunto il DPS multi-elementale che fisico, che ovviamente mi interessa, anche se Glenn, devo ammettere, è molto molto figo, perché Glenn potrebbe diventare il mio DPS acqua, anche se, come per il discorso precedente, mi piacerebbe avere Cloud come DPS acqua. È vero che negli eventi avere magari il doppio DPS può essere una comodità dello stesso elemento, ma io non ne ho bisogno, anche perché qui chi possiede Zac, che possiede ovviamente la Black Whisker, può tranquillamente giocare con diciamo come acqua, inteso, può giocare tranquillamente con Zac, Black Whisker e anche Cloud Marinaretto per chi lo possiede. Ma ricordiamoci che comunque il nostro avversario è anche debole al ghiaccio, quindi bisognerà in un qualche modo avere l'uno e l'altro, quindi ghiaccio e acqua. Cloud può fare entrambi, quindi non sottovalutate questa cosa, che vi permette comunque anche di risparmiare praticamente su Glenn e quindi evitare di pullare Glenn. Io probabilmente non andrò a fondo, diciamo, nei pull fino alla skin di Glenn, perché vorrei
effettivamente vedere il secondo banner, perché nel secondo banner in teoria, se le skin ci hanno fatto vedere quello che ci hanno fatto vedere, arriveranno Zac e Sephiroth. Quindi ovviamente vorrei risparmiare per Sephiroth, perché se anche Sephiroth dovesse prendere un altro Arcanum magico, ovviamente non fisico ma magico, potrei valutare l'idea di rendere Sephiroth il mio Arcanum magico. Quindi Cloud diventerebbe il mio Arcanum fisico multielementale, Sephiroth diventerebbe il mio Arcanum magico multielementale. E non è una cosa da poco. Avere questo concetto in testa, avere questo quadro chiaro nella propria testa, secondo me è a dir poco fondamentale, perché solo così si riesce comunque a risparmiare e si riescono ovviamente a risparmiare le risorse. Quindi vi consiglio ovviamente anche io di dare un ruolo ai vostri personaggi, proprio per evitare di essere soffocati dall'esigenza e ovviamente dalla necessità poi di pullare necessariamente tutti i personaggi. Vi ricordo che comunque ci sono anche le wishlist, quindi sfruttate bene anche le wishlist, e io oggi vi farò vedere anche una wishlist per, diciamo, un giocatore novizio, comunque uno che si è avvicinato da poco al gioco, quale armi dovrebbe mettere nella wishlist se effettivamente sta cominciando a giocare con questo evento. Quindi andate nella vostra sezione della wishlist e le armi che ovviamente dovrete inserire nella wishlist per pullare, se volete ovviamente pullare, diciamo, ben pesantemente, quindi se volete andare all in questo banner e quindi quindi pullare tante gemme, le armi che sicuramente vi raccomanderò di mettere in wishlist saranno la Maritime Sword per Cloud, in modo tale da avere Cloud praticamente come DPS ghiaccio e acqua e avere praticamente due ruoli allo stesso tempo. Perché questo? Perché se il boss in questo caso ha una meccanica dove nella prima fase bisognerà fare danni ghiaccio e nella seconda fase bisognerà fare danni acqua, possibilmente Cloud può fare entrambi e può fare comunque entrambi anche molto molto bene, perché la Maritime Sword è un'ottima spada, possiede comunque boost di attacco fisico e anche il boost water direttamente incluso nell'arma, quindi vi consente comunque sia di fare già dei bei danni anche acqua. Quindi assolutamente la Maritime è una combinazione perfetta per il vostro Cloud, perché potete comunque utilizzarlo come diciamo DPS ghiaccio fisico, perché ovviamente lo utilizzate con il, diciamo, con il vestito DPS ghiaccio fisico, ma come arma secondaria tranquillamente potete mettere una Maritime Sword. Come seconda arma invece andiamo da Zac e mettiamo una Black Whisker. La Black Whiskers perché è importante per quanto riguarda Zac, ed è anche importante magari per sfruttarla all'interno del vostro party, perché sblocca l'abilità che diminuisce la difesa fisica del nostro avversario e riduce anche la sua resistenza all'acqua. Quindi è molto buona come arma per cominciare e utilizzare un team comunque con Cloud, DPS, ghiaccio, acqua, Zac supporto che ti permette comunque di fare danni acqua e ti permette di aumentare i danni acqua e bilanciare così, diciamo, il rapporto di danni di Cloud, perché ovviamente il ghiaccio viene potenziato dall'Arcanum, mentre invece la tipologia acqua non viene potenziata da nulla, mentre invece grazie a quest'arma si ha la possibilità di potenziare anche i danni effettuati di tipo acqua. Terza arma che sicuramente si può mettere in wishlist è senza ombra di dubbio, per chi sta giocando con Eris, è la Fairy Tail, che è comunque un'arma che vi consente di curare con una buona dose di cura i vostri personaggi, perché ovviamente in un party bisogna avere comunque un DPS o due DPS, o un DPS e un sub DPS e poi un supporto barra curatore, perché soprattutto all'inizio, comunque soprattutto dove il nemico può in un modo o nell'altro mettervi in difficoltà, qualcuno che curi è necessario, e le cure migliori che si possono effettuare sono all'inizio, ovviamente ci tengo a sottolineare all'inizio, quelle di Eris con la Fairy Tail, quindi ve la consiglio.
Seconda arma di Eris che invece metterete in wishlist è sicuramente la Sun Umbrella. La Sun Umbrella è un'arma che uscì praticamente quasi all'inizio del gioco, ma che è praticamente una delle migliori armi in circolazione del gioco, sia per quanto riguarda Refined Abilities, sia per quanto riguarda anche ciò che riesce a fare. Questa è un'arma che per, diciamo, i novellini o comunque chi ha iniziato a giocare è praticamente la Bibbia, va messa sempre in wishlist fino a quando non si raggiunge almeno la prima stella rosa, quindi finché non si raggiunge almeno l'overboost 6, perché inizialmente questa è un'arma che abbassa contemporaneamente difesa fisica e difesa magica del nostro avversario, mentre invece con la prima stella rosa e ovviamente li abbassa in potenza low, quindi una sola tacchetta, quindi un solo stack di debuff alla volta, fino a un massimo di mid, quindi va utilizzata due volte per debuffare il nostro avversario con due tacchette, mentre invece con la prima stella rosa il debuff parte direttamente con due tacchette. Quindi per questo è un'arma che praticamente non lascerà la vostra wishlist. Ovviamente mi riferisco, vi ricordo sempre ai giocatori principianti o comunque quelli che stanno iniziando a giocare, proprio per questo motivo, perché vi consentirà comunque di debuffare subito il vostro avversario sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista magico. Quindi questa è un'arma che assolutamente vi consiglio di avere, e quindi buildare il vostro supporto di Eris con arma principale Fairy Tail, arma secondaria Sun Umbrella, assolutamente non si discute, cioè è un ottimo setup per cominciare e avere un personaggio competitivo e che vi consente non solo di andare avanti nei vari contenuti del gioco, ma che vi darà una mano anche permettendovi di fare molti più danni. L'ultima arma invece è un po' un'incognita, perché tecnicamente potreste mettere un'arma che vi interessa nello specifico. Per quanto riguarda questo evento, ovviamente le armi consigliate sono queste, ma come ultima arma potreste comunque mettere anche Sephiroth con la Edge Wing, perché appunto fa danni ghiaccio, solo che i danni ghiaccio di Sephiroth in questo caso sono magici, quindi per ovviamente assecondare l'evento che vi raccomanda i danni fisici, ovviamente andate su Tifa e potete mettere i guanti di Babbo Natale, perché questa è un'abilità che fa danno fisico ghiaccio. Purtroppo chi comincia a giocare adesso non avrà la possibilità di prendere il costume di Tifa, però è comunque un'arma coerente che vi consente di fare danni ghiaccio fisici, che è ciò che per l'appunto il gioco vi sta richiedendo. Come armi acqua purtroppo non abbiamo una grossa varietà, soprattutto per quanto riguarda quelli fisici. Abbiamo comunque qualche magia AOE come Water Aga o comunque come Water in generale all'interno del gioco, però fondamentalmente parlando Cloud è quello che secondo me è il più indicato, quindi questa secondo me è una wishlist assolutamente valida sia per questo evento, quindi per darvi una mano in questo evento e riuscire a completarlo nel miglior modo possibile, ma anche per chi soprattutto come giocatore, diciamo inesperto, comunque come giocatore che si sta avvicinando al gioco, è un'ottima wishlist per cominciare in generale. Avere comunque un DPS molto solido, in questo caso Cloud, un sub DPS comunque supporto come Zac, e poi Eris che fa da curatrice e debuffer, che riesce a fare entrambe le cose con le sue armi, e poi un'arma al di fuori di tutto ciò, wishlist, che vi consente comunque di incrementare anche magari le refined abilities dei vostri personaggi. Quindi non sottovalutate anche le refined abilities, però ovviamente per quanto riguarda il pullare armi per le refined, io direi comunque sia di aspettare un pochettino di più. Cercate all'inizio di ottenere armi che vi consentano di completare gli eventi, e poi successivamente man mano, anche grazie con le free pull che fondamentalmente saranno presenti per tutto questo mese, potrete in un modo o nell'altro cercare di sollevare il vostro account e trovare magari anche altre armi che non avete e che vi permetteranno poi di diventare sempre più forti. Detto ciò, il banner per me è assolutamente valido,
Sia Glenn che Cloud sono due ottimi personaggi. Glenn, tra l'altro, ha preso di recente l'arma, questa che io ho messo in wishlist, la Ultimatic, che è ottima, danno fisico con sigillo cerchio incorporato e ovviamente come sigillo X anche incluso, quindi due sigilli in uno, tanti danni fisici, non elementali però, ma sono comunque sempre molto validi. Per Cloud ovviamente poi mi è uscito praticamente il Frostblade Arcanum, quindi per me è obbligatorio, perché per me Cloud è il DPS multi elementale fisico che mi sto costruendo, quindi è assolutamente obbligatorio per me prendere almeno il suo costume con la relativa arma. Per quanto riguarda Glenn, aspetterò. Glenn mi piacerebbe prendere almeno l'arma in realtà, per poterla comunque magari poi potenziare anche tramite weapon parts eccetera eccetera, però per quanto riguarda la skin di Glenn aspetterò, voglio aspettare, perché è vero che prende una skin di Water Arcanum e sicuramente Water Arcanum è tanta roba, però mi piacerebbe averla su Cloud proprio per il motivo di cui vi stavo parlando poco fa. E già questa cosa è successa, perché con Tifa, che ha ricevuto il Frostblade Arcanum fisico, io non l'ho pullata proprio per aspettare, diciamo, l'Arcanum ghiaccio su Cloud. Ora che finalmente è arrivato, posso tranquillamente aspettare anche il Water Arcanum per Cloud e quindi puoi sfruttarlo anche come DPS elementale acqua. Sono molto curioso di vedere invece gli altri banner, quindi quelli con Sephiroth e Zac, a quanto pare, perché si sono visti loro nell'anteprima delle immagini che sono apparse comunque in generale anche nel gioco. Ora non mi ricordo se le avevo viste qui nel gioco o forse su Discord effettivamente, non mi ricordo, ma penso sì che effettivamente le avevo viste su Discord. Comunque sì, ci sono le immagini praticamente di Glenn con Sephiroth. Ora effettivamente, se riesco a farvela vedere, ve la vorrei far vedere, anzi sì, ve la posso far vedere, eccola qua, vedete, praticamente abbiamo Glenn che è uscito oggi con Sephiroth praticamente alle spalle, mentre invece abbiamo anche un'altra immagine che sempre ci viene fornita dal repertorio. Abbiamo anche praticamente Cloud con Zac. Quindi se abbiamo i primi due personaggi, che sono per l'appunto Cloud e Glenn, possibilmente i prossimi saranno Zac e Sephiroth. Quindi io voglio effettivamente aspettare Sephiroth e voglio effettivamente vedere cosa daranno a loro prima di magari andare deep o comunque spendere tutte le mie risorse su Glenn, perché se su Sephiroth metteranno un Arcanum acqua magica per esempio, mi ci fiondo con tutte le scarpe, per non dire un'altra cosa, perché mi interessa Sephiroth come DPS magico multi elementale, quindi potrebbe essere una buona idea. Detto ciò, spero che il video vi sia stato utile, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate e ovviamente se vi servono dei consigli o comunque vi servono delle opinioni, potete tranquillamente contattarmi nei contatti oppure entrare sul server Discord, che ovviamente è aperto a tutti, quindi se volete potete entrare, e ovviamente potete anche entrare sul Telegram e Discord della community, dove se avete necessità potete tranquillamente contattarmi in privato e vi passo praticamente tutti quanti i link di riferimento. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Bye bye!